siamo qui dal GT di Vallelunga. Oggi grande gara, grande evento. Per noi abbiamo Stefano Gattuso e Lorenzo Casè che ieri sono arrivati in seconda posizione. Grande gara, come si prospetta la serata? La giornata. Ma giornata buona innanzitutto per il bel tempo che qui abbiamo sempre a Roma, malgrado quando andiamo nei circuiti del nord troviamo sempre nebbia e acqua, invece qui a Roma troviamo sempre bello il sole. Quindi grande gara, e la scuderia Baldini adesso attualmente è in testa al campionato GT e quindi sicuramente sarà un'altra grande gara oggi con inizio alle 12. Allora, adesso passiamo la parola al direttore della Ferrari Club Antica, Adriano Vicari. Ciao, buongiorno a te. Sì, oggi è proprio un grande evento, anche se la voce, ieri ho strillato troppo alla vittoria, oggi la voce manca un pochino, però è sempre un'emozione nuova, quella di stare qui a Vallelunga, già da 15 anni, insomma, con l'Appia Antica, qui il presidente accanto a me, è un'emozione perché assaporiamo tutte quelle cose che stanno qui, dai motori, i fumi delle macchine. È una passione, insomma, che ci avvolge da anni, insomma. Noi da più di 20 anni che stiamo qui, speriamo che oggi ci sia una bella posizione, una bella gara. Ieri è stata una bella gara, anche se c'è stato un piccolo incidente con una Ferrari non del gruppo nostro, ma insomma è stata affascinante. Che vinca il migliore, si dice così. Ok, un saluto a tutti da Vallelunga, dalla scuderia Baldini. Antonelli Motorsport, siamo in due campionati, GT italiano e in questo caso Carrera Cup. Ieri le gare sono andate bene, abbiamo vinto con Agostini, oggi per l'inversione della griglia partiamo sesti, però abbiamo prospettive per la gara di oggi. Speriamo di fare dei buoni risultati e vediamo oggi la fine della gara. No.
Pagine di storia, intanto eccoli i pilotti che escono da quella che è la trincea fino al semaforo. Buongiorno a tutti gli amici appassionati di automobilismo, siamo a Vallelunga per la ripresa del campionato italiano GT dopo la pausa estiva. Il nostro team si presenta con 4 vetture, 2 vetture Gallardo nella classe GT3 e 2 Gallardo nella classe GT Cup. Abbiamo ripreso il campionato con la vittoria di Viberti e Bortolotto ieri in classe GT3. Il debutto anche di Karina Lima, che pilotessa che è ingaggiata nel campionato Lamborghini Blancpain Super Trofeo, il monomarca di Lamborghini, e sta guidando la classifica di questo campionato con Andrea Palma, che oggi a Vallelunga ha debuttato ieri e oggi con la GT3, la seconda che schieriamo nel campionato GT. Cosa dire? Siamo ovviamente soddisfatti del risultato, dobbiamo lavorare come ci siamo impegnati dall'inizio stagione per ottenere un risultato che desideriamo portare in sede con possibilmente la vittoria finale del campionato. È difficile, tutti gli altri concorrenti sono molto determinati e preparati, ma con un po' di organizzazione, un po' di determinazione cercheremo di portare a casa questo risultato per Imperiale Racing. We'll be right back.
piacere essere qui a correre a Vallelunga in questo campionato Endurance con l'Abbart. Sono in coppia con Bertolini, la prima gara non è andata bene per colpa di un altro pilota, insomma, che mi ha praticamente tamponato, e adesso abbiamo la seconda gara, speriamo di finirla almeno quella. Il mio campionato sta andando abbastanza bene, siamo terzi in campionato e abbiamo ancora due gare da fare, speriamo di finirla.